Nella vita incontriamo una moltitudine di persone, ma solo con alcune riusciamo a provare un sentimento diverso, quelli che molti chiamerebbero amore. Non starò qui io a dire che cosa sia l'amore. Si sa quanto sia difficile estrapolare da questo impulso universale dei tratti generali comuni a più persone, però io credo che qualcosa che ci fa somigliare un po' tutti in fondo c'è. Il fatto è che ognuno di noi si innamori nell'arco di una vita di almeno tre persone, per motivazioni ben precise. Che siate d'accordo o meno, vi consiglio di vedere questo video perché potrebbe rivelarvi qualche bella sorpresa. Il primo amore è quello giovanile. È l'amore idealistico, quello che sembra essere uscito da una favola romantica di principe e di principesse. Questo amore è necessario per capire che ritrovare qualcosa che si pensava poter accadere solo nei sogni è invece possibile ritrovarlo anche nella realtà. È un sogno ad occhi aperti e anche se solo per un breve periodo va bene così. Quando si sperimenta questo primo sentimento si è immaturi ed inesperti. Lo si vive con la convinzione che sarà l'unico della vita e non importa se a volte è difficile da portare avanti, perché si pensa che l'amore sia proprio così. Conta più il modo in cui viene visto dalle altre persone che quello che si prova veramente. Il secondo amore è complicato, è drammatico. Fa conoscere di più il proprio carattere e fa capire ciò che veramente vogliamo dall'amore. Purtroppo, quello che si vorrebbe dall'amore non è quello che offre la persona con cui si sperimenta questo tipo di sentimento. Questo amore provoca dolore e rabbia a causa delle bugie o dei tentativi di manipolazione del carattere. Si pensa di aver fatto una scelta diversa rispetto alla prima esperienza, ma in realtà si sta ancora facendo una scelta dettata dalla necessità di imparare, di conoscere in un certo senso se stessi. Questo secondo amore può ripetersi con più di una persona e a molti capita di non riuscire a passare oltre e si perdono in relazioni che contribuiscono solo a perdere fiducia nell'amore stesso. Questo secondo amore è ricco di alti e di bassi ed è questa altalena emotiva a creare una sorta di dipendenza. Si sperimentano intensi momenti di euforia e trasporto, ma improvvisamente ci si ritrova a buttare fuori in rabbia e cattiveria di cui non si pensava nemmeno di essere capaci. Il terzo amore è quello che non sembrava arrivare mai, ma poi irrompe nella vita senza preavviso, è quello che rende chiaro il motivo per cui prima non ha mai funzionato. Il terzo amore si reputa sbagliato in quanto totalmente differente da quelli vissuti finora. Distrugge ogni tipo di ideale di come l'amore dovrebbe essere. Si evolve con tale spontaneità che sembra non poter essere vero. Non richiede troppe riflessioni, non bisogna ricercare con fatica l'ingranaggio dei propri meccanismi con quelli dell'altra persona. È un amore, come dire, spoglio, che però rende felici solo per la semplicità con cui tutto accade. Non può essere da favola come il primo o ricercato come il secondo, ma è proprio il fatto di non avere alcuna aspettativa che permette di essere spensierati. Non c'è pressione di dover essere la persona che non si è. È un amore quieto. È l'unico con tutti gli ingredienti per fare in modo che duri per sempre. Forse non ritrovate nella vostra vita questa sequenza, ma aspettate. Prima di sapere cosa sia l'amore, bisogna navigare un bel po' nel mare di tutto ciò che l'amore in effetti non è. Potrebbe volerci una vita per capirlo, o magari pochi anni. Molti considerano fortunate le persone che trovano il primo amore, quello giovanile per intenderci, e riescono a farlo durare fino all'ultimo giorno. Ma forse lo sono veramente coloro che vivono queste tre fasi e conoscono l'amore in tutte le sue facce. Quelli che dopo anni sono stanchi di provare, di soffrire, di capire che cosa c'è di sbagliato nel proprio modo di amare, di ripartire da zero ogni volta e finalmente trovano il giaciglio su cui riposare e, perché no, godersi un po' la vita. L'amore vero non è quello simile ad una tempesta. Secondo me assomiglia molto di più alla notte seguente ad un forte temporale.